Bene, è arrivato il fatidico giorno. Oggi mi laureo. Sembro un robot. E sono quasi le 8, devo essere là verso le 9. Prenderò l'autobus perché non voglio correre con l'ansia o cose del genere. Già un pochino mi sta venendo, però ho dormito benissimo, strano. E non vedo l'ora di finire tutto. E cercherò un po' di portarvi con me. Io vado da sola verso le 9, i miei e il mio ragazzo mi raggiungeranno più tardi perché insomma farli aspettare tutto il tempo, no? E adesso vediamo quanto ci metterò. Il professore mi ha detto dai 4 agli 8 minuti per ognuno, quindi si va in fretta. Faccio una colazione super semplice perché non ho voglia di farmi nient'altro, latte e cereali e basta. Ci siamo. Comunque col cacchio che vado in là con i tacchi, io mi metto le scarpe da tennis e poi mi cambio, mi metto questi qua, però comunque per camminare, dato che avrò anche un po' d'ansia, intenderò andare più velocemente, non sono proprio il massimo, quindi Fedeli Nike. Comunque raga, dovevo svegliarmi ancora prima, perché mi sono scordata che dopo colazione solitamente devo andare in bagno e non ho tempo. Partiamo col video. Piri, cosa ne pensi oggi della giornata di oggi? Si prospetta una giornata molto interessante, impegnativa, direi. Grazie, Piri. Sam, cosa ne pensi di. Un'attesa alquanto. Ok, grazie, Piri. Cosa ne pensi, Sam? Troppo tardi. Seri, cosa ne pensi No, oggi? siamo tutti contenti. Bello, bellissimo. Franca, cosa ne pensi oggi? Cosa ne pensi? Non so, se volete qualcuno vuol dare qualcosa, non è caso. Penso che sono un po' agitata e ho freddo. Un freddo? È in ritardo la situazione. Cosa vuol dire ai tuoi fan? Ah, ciao. Ai tuoi fan? E basta. Grazie per gli auguri. A tua immortale memoria, cosa ci. Thank you.
uno. Dottore, dottore, dottore del buco del culo. Eccomi qua, è andata, come avete visto poi video, e adesso sono a casa, sono 4 ore, 4 e mezza. Sono crollata, ma in realtà non sono riuscita neanche a dormire tanto perché ho la testa piena di pensieri, perché adesso devo preparare un po' di cose per la festicciola che faccio domani al bar da Brian, e ho in mente di preparare un pochino di cose, oltre a delle cose che ho ordinato, le solite pizzette che io amo alla follia, e salatini così, però avevo voglia di, dato che comunque i ragazzi che vengono, i miei amici, mi seguono su Instagram, ho deciso che, cioè, ci sta a preparare anche qualcosina di più healthy, di più sulla mia, sul mio genere, ecco. E ho in mente di preparare tante, 3 cose che secondo me saranno molto apprezzate, e però le vedrete poi, ve le descrivo poi domani. Vi faccio vedere un po' cosa ho preparato. Comunque volevo, come avete visto dai video, mi sono un po' emozionata, ho pianto, ma in realtà io sono una persona che si emoziona molto facilmente, proprio piango praticamente per qualsiasi cosa, anche se parlo io stessa mi emoziono, piango, cioè sono a questi livelli. E in effetti quando ho parlato davanti alla commissione non ho neanche pensato, però cioè non mi è venuto da piangere, ho avuto solo un po' la voce tremolante a un certo punto, mi stavo un po' emozionando, però sì, stranamente non mi è venuto da piangere, perché delle volte mi succede comunque parlare, soprattutto davanti a tutti questi adulti qua, che però sì, mi hanno messo molto a mio agio, devo dire. Ma il punto è che mi sono messa a piangere, poi dopo che li ho salutati sono andata verso i miei genitori e gli amici, mi è venuto da piangere perché quando ho stretto le mani, e mi hanno fatto, erano tipo 7 mi pare, erano in 6 o 7, e 2 di loro mi hanno stretto, mi hanno stretto la mano, mi hanno guardato in faccia dicendo complimenti, e poi il professore mi ha detto, le hanno dato un voto in più, un punto in più, perché mi dovevano dare da 1 a 3 punti, e fa, le hanno dato un voto in più, un punto in più. E quando sento queste cose, i complimenti, perché guardate che io ho azzardato molto con la mia tesi, perché non c'entra tantissimo con l'università, con il mio corso di studi, consulente del lavoro, e soprattutto non c'entra tanto con economia politica, però il professore anche mi ha sostenuto, anche se non era proprio convintissimo, però fa, preferisco che lei porti qualcosa di che le piace, piuttosto che qualcosa che portano tutti, qualcosa che è stato già sentito e risentito. E infatti ero molto d'accordo con questo. E poi, cioè, appunto per questo, dato che è una materia nuova, quello dell'influencer marketing, dato che lo vivo in prima persona, ho detto, cioè, più esperienza vissuta di questa, cosa posso portare? Infatti non ho neanche ripetuto tanto quello che dovevo dire, perché sì, l'ho anche ripetuto qua a casa da sola, però, cioè, lo dicevo sempre in modo diverso e sempre con nuove cose, perché comunque è una cosa che vivo, e per me, cioè, non c'era motivo neanche tanto di prepararmi a quello che avrei dovuto dire, perché vivendolo lo per forza di cose lo dicevo a modo mio, senza aver bisogno di andare a preparare un discorso, andare a cercare dei termini. Vabbè, spero di essermi spiegata. E mi ha fatto piacere perché appunto c'era solo una donna nella commissione e lei mi ha fatto proprio delle domande, ha interagito con me e proprio l'ho vista interessata, anzi non me l'aspettavo, perché mentre che parlavo la vedevo un po' titubante e niente, insomma è andata così, è per questo che mi sono molto emozionata e non riuscivo neanche più a smettere di piangere, perché non mi aspettavo che avrei colpito in questo modo. E niente, comunque sì, oggi appunto cucino un po' di cose e domani sera vengono tutti i miei amici e facciamo un po' qualcosa. È andata, è finita, non mi sembra vero. Ah, poi mi metto qua una foto, stamattina ho messo la foto della colazione e mi avete
riempito di like, di commenti di buona fortuna, tipo più di 80 commenti in pochissimo tempo, quindi grazie, grazie di cuore. E avrei voluto mostrarlo alla commissione per far vedere, insomma, l'interazione che ho io con voi. Vabbè, poi mi sono detto, vabbè, non... vediamo. E niente così. Grazie anche a voi per il sostegno, come sempre. Ci siete sempre. Allora, oggi è venerdì 22 e mi sono già preparata, sono quasi le 5, tra un poco vado a casa di Brian, lascio tutte le cose che mi porto dietro il weekend e poi mio papà mi porta al bar e iniziamo un po' ad allestire tutto quanto. Allora, e io mi sono, vi faccio vedere magari come mi sono vestita. Ah, mi sono impegnata molto per questo trucco, non lo so, secondo voi è venuto bene? Ho fatto una specie di smoothie, non so se si chiama così. Comunque poi ho un rossetto rosso che mi darò per quando sono là. E comunque adesso non esco così, mi metto dei pantaloni perché non mi sembra per il caso di uscire a queste ore vestita così. E comunque sì, boh, fatemi sapere. Io non sono molto afferrata col trucco e non mi appassiona neanche più di tanto. Allora, io qui ho già un po' apparecchiato, ma ancora mancano delle cose. Comunque questa, dal brutto Va aspetto. bene. Non adesso sto parlando! Noci arancia. Aspetta, Vabbè, insalata di riso qua dentro. Qua ci sono crostini con l'hummus che ho fatto io semplicemente frullando i ceci con latte di soia, sale, olio all'aglio. Tutto ad occhio, quindi non so bene come dirvi. Vai Chiara! Dai, tre giorni dopo! Dai Chiara! Dai Chiara! Dai Chiara! Aspetta! Dai che ce la fai! Non mi funzionano le mani! Aia! Ma sei scemo! Che cazzo fai? Vai Chiara! La zia che cazzo! Tre giorni dopo! Siete spanti! Dai Chiara! Presentare! Arriva in piazza così! In senso antiorario! No! Non con il coltello! Vai Chiara! Dai Chiara! Adesso c'è tipo la scritta di SpongeBob! Ma una domanda, Chiara, fai palestra? Sì, ma non c'è. Che bravi. Vedi quanti di giochi hanno giocato a fermo le dita. Ma cosa? Chiara, qualcosa per le telecamere? Ciao. Bene, ciao. La serata è finita. È presto perché siamo anziani. Che ore sono? 11 e un quarto. E abbiamo chiuso il bar, abbiamo pulito tutto quanto. E Brian è cotto perché lui è al bar da stamattina alle 8:30 tipo. Avete visto? Mi hanno fatto delle maglie bellissime. In realtà non so se ve le ho fatte vedere, aspettate, le prendo. Ecco, sono queste due maglie personalizzate. Sono uguali e davanti hanno tutte e due lo stemmino così e dietro hanno l'immagine grande. Le ha disegnate proprio il mio amico, magari vi lascio la sua pagina. In info box vi lascio il link a Instagram, lui fa dei disegni, è bravissimo e ha riprodotto questa mia immagine, secondo me accentuando anche un po' il booty, però vi ho fatto un sondaggio prima su Instagram, avete detto la maggioranza che invece ce ne ho più in realtà, cioè però dai è bello, ci sta, mi è piaciuto tantissimo come regalo. E poi una ragazza invece, la fidanzata di un amico, mi ha regalato, che si è ricordata che le avevo detto che se mi poteva prestare questo libro e lei a distanza di mesi si è ricordata e me l'ha comprato ed è
questo qua, la saga di Outlander, non so se seguite, io seguo il telefilm, la serie TV, mi è piaciuto tanto nella prima barra seconda stagione, poi adesso sta perdendo tantissimo, però ve lo consiglio e adesso mi leggerò anche il libro e ci sta sicuramente, anche se è bello lungo, ma tanto adesso avrò tempo e niente, così. Sono contenta perché l'hummus è piaciuto tantissimo ed è piaciuta tantissimo anche l'insalatona. Mi sono veramente soddisfatta di me stessa. E niente, tutto qua. Direi di chiudere il video. Grazie per averlo seguito. Spero vi sia piaciuto. È stato un po' un casino di video, però ho preferito godermi la serata con gli altri invece che riprendere tutto il tempo. Mi hanno fatto loro un po' di video, come avete visto, niente di che. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio soprattutto anche per il vostro calore in questi giorni. Mi avete augurato buona fortuna, mi avete fatto le congratulazioni. Grazie. Ora ho un gran sonno. Buonanotte e ciao a tutti.